Le persone sostengono di ricordare le loro vite passate. Io dico di ricordare una vita presente molto diversa. Non conosco nessuno che abbia affermato lo stesso concetto, ma credo che la mia esperienza non sia unica. Il fatto davvero unico è che io abbia voglia di parlarne. Philip K. Dick esplora il concetto dei futuri e passati alternativi in diversi suoi racconti di fantascienza. Descrive l'orrore della tecnologia che ci fa perdere il contatto con la realtà. Ma c'è anche una disperata speranza in questa concezione dei mondi paralleli. Forse la scienza potrebbe portarlo in un luogo dove sua sorella non è mai morta. A new life awaits you in the off-world colony. The chance to begin again. Questo è un ologramma proiettato a Tokyo nel 2023. Esistono già interi spettacoli olografici, come per esempio l'Eco Circo, dove sfrutterà la tecnologia degli ologrammi in 3D per dare vita ad esibizioni che non vedranno come protagonista nessun animale in carne ed ossa. Mi sono appassionata così tanto all'argomento degli ologrammi che ho deciso io stessa di crearne uno. In questo caso vedremo il mio logo e la creazione del suo ologramma. Qui invece vedremo la sigla iniziale in versione ologramma. Questo piccolo esperimento mi ha permesso di riflettere su quella che noi definiamo realtà, sulla dimensione e le dimensioni del nostro mondo, ma questo argomento verrà discusso in una futura puntata. Contando su un gran successo, la casa di produzione fa a Philip K. Dick un'offerta che solo lui può rifiutare. Dopo l'uscita di Blade Runner, volevano pubblicare un libro tratto dal film, che però non fosse il racconto originale del 1968, perché era profondamente diverso dalla sceneggiatura. E infatti volevano chiamarlo Blade Runner ed escludere ogni riferimento all'originale. Dick disse: no, non potete farlo, voglio che il mio libro rimanga lì. Loro gli offrirono $400,000 perché concedesse i diritti a pubblicare una storia basata sulla trasposizione per il cinema. Ma lui rispose: ho il mio appartamento studio, ho il mio stereo, che me ne faccio di $400,000? Così dovettero ripubblicare il racconto originale. Qualche mese dopo, all'età di 53 anni, Dick è vittima di un ictus devastante. Nel 1982, Philip viene sepolto accanto alla sorella gemella Jane. Sarebbe dovuto arrivare in limousine insieme a Harrison Ford la sera della prima, quando si dice il destino. Blade Runner, che è un adattamento ufficiale di uno dei suoi romanzi, ha fatto nascere un genere particolare chiamato il tech noir, a cui appartengono pellicole come Terminator o Matrix. In questi film la tecnologia è considerata come una forza oscura da combattere. E molti dei film hollywoodiani usciti dagli anni 80 in poi offrono proprio questa visione della tecnologia. Tutto questo in aperto contrasto con la visione ottimista e gioiosa che esisteva nel momento in cui Philip Dick scriveva le sue opere. Lui è stato un dissidente in un mondo di utopia tecnologica. Il primo lancio americano di un satellite, sferico, diametro di 15 centimetri, peso di 1,5 kg, è stato esaminato dagli scienziati e dichiarato pronto. Le telecamere del mondo intero sono puntate su Cape Canaveral per il lancio del Vanguard TV3. Se guardate la letteratura popolare o la televisione di quegli anni, è una continua celebrazione dei trionfi della tecnologia. Philip non aveva niente a che fare con ciò. Non era il suo mondo.
Prossimo SpaceX potrebbe inviare di nuovo persone sulla Luna per la prima volta dopo oltre 40 anni. Inoltre, Elon Musk vuole avviare presto il turismo spaziale commerciale. I posti su queste navicelle turistiche sono già esauriti da tempo. Aiutami un attimo, Doug. A te interessava il ricordo di... Marte. Sì, Marte. Ci sono problemi. Per essere sincero con te, Doug, se è lo spazio che ti attira, credo che ti piacerebbe molto di più una delle nostre crociere su Saturno. I nostri... Ho detto Marte. Ok, il capo sei tu. E Marte sia. Vediamo un po'. Il pacchetto base di Marte ti verrà 899 crediti e comprende 2 intere settimane di memorie complete in ogni dettaglio. Se vuoi una gita più lunga ti costerà di più perché l'innesto è più profondo. Quanto sembrerà reale? Come qualsiasi altro dei tuoi ricordi. Oh, andiamo, adesso non mi sfondi. No, davvero, la tua mente non noterà la differenza ed è garantito o vieni rimborsato. Che cos'è che è stato sempre lo stesso in tutte le vacanze che ti sei preso nella tua vita? Non ne ho idea. Tu, la tua persona. Dovunque vai, sei sempre tu, la tua solita personalità. Ti posso suggerire di prenderti una vacanza da te stesso? Sì, lo so, sembra una follia, ma è l'ultimo grido del turismo, lo chiamano viaggio nell'eco, una scelta di personalità alternative durante il viaggio. Insomma, renditi conto, perché andare su Marte come turista quando puoi andarci come un playboy o un eroe dello sport o... Agente segreto, quanto mi costa? Philip Dick non era un attivista nel senso militante del termine, non andava nelle piazze a dimostrare e protestare. Lui però vedeva bene tutte le ingiustizie dell'America e fece tutto quello che era in suo potere scrivendo nella sua piccola stanza, tutto solo, i suoi romanzi e le sue storie. Philip K. Dick crea 44 romanzi brevi e 120 racconti in una carriera durata 30 anni. Scrive le sue opere di fantascienza quando i computer sono ancora prototipi e i telefoni sono saldamente attaccati al filo. Eppure già immagina un futuro in cui la scienza cambierà la nostra percezione del reale. Era affascinato dall'idea del tempo ortogonale. In altri termini, un tempo che si svolge perpendicolarmente. Quindi noi ci troviamo su una linea e il tempo corre perpendicolarmente rispetto a noi, finché a un certo punto le due linee si incrociano. Si sovrappongono per un istante. Se parliamo di iperspazi, di allargare il numero di dimensioni e del progresso degli scienziati aerospaziali, fino ad un livello di tecnologia che consenta di costruire un veicolo iperspaziale, se riuscissimo a sviluppare un veicolo del genere, allora viaggiare nell'universo non significherebbe viaggiare attraverso uno spazio definito, ma piuttosto ruotare in altri spazi limitrofi. Dobbiamo imprimere un movimento di torsione, piuttosto che procedere come un proiettile verso un altro spazio-tempo. Basta semplicemente ruotare in avanti e poi indietro ed il gioco è fatto. Il controllo di questo movimento consente di partire da qui e di raggiungere la terza e la quarta dimensione ed oltre, e poi ritornare indietro nella nostra, nel nostro spazio-tempo, e così si possono saltare varie galassie e si può viaggiare fra una galassia e l'altra. We'll be right back.
I'm watching this dude through the mirror, right? And his face is moving, but the look at that, his face just moved, but the guy in the mirror seeing the same. Yo, the Matrix is broken. In un modello iperspaziale, girando ad angolo retto, perdiamo una dimensione. Girando su tre angoli retti, si perdono tutte e tre le dimensioni. È questo il caso in cui si può avere una smaterializzazione completa. Per la nostra fisica, nel girare di una dimensione, quella dimensione viene persa ed essa appare come una superficie piana, con una forma luminosa. Pensiamo agli avvistamenti di UFO. Circa l'83% dei casi è costituito da luci notturne. Per me sono questi i casi maggiormente interessanti. In particolare quelli in cui le forme luminose prima si materializzano e poi si smaterializzano in forme luminose che poi svaniscono. Ci si accorge di questo fenomeno quando vi si assiste. E non solo è possibile descrivere tutto questo matematicamente, ma il fenomeno, sul piano aerospaziale, esiste veramente ed è visibile. Non avevo idea di cosa stessi vedendo. Non assomigliava a niente che avessi sentito descrivere. Ricordava l'energia plasmatica, aveva colori forti, si muoveva in fretta. Si è raccolta e poi si è dispersa. E lui, a quanto pare, aveva provato qualcosa, un'esperienza, una sorta di contatto con gente che abitava una dimensione temporale diversa dalla nostra. Loro affermavano di venire dal nostro futuro e cercavano di porre rimedio a qualcosa accaduto nel loro passato. Semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout, or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds, but now I think I understand. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on. Se parlato ad un fisico degli universi paralleli, vi avrebbe risposto: assurdo. È roba da film di fantascienza, ma non è più così.